Ecco, speriamo che abbiate fatto un momento di preghiera, di grido al Signore. E allora, che istruzioni vi diamo? Concordate con Don Andrea, che poi appunto concluderà questa avventura che stiamo vivendo in questo momento. Ecco, noi vi invitiamo a fare un'operazione. Ogni mattina e ogni sera farsi una domanda. La Quaresima è il tempo per fare Pasqua, ripeto. Ogni giorno Dio ci vuole dare occasione. Ogni mattina noi vi invitiamo a farvi questa domanda. Quale Pasqua oggi Dio mi farà fare? Da quale idea mi vuol far uscire? Da quale schiavitù vuole liberarmi? Quale progetto che io magari ho studiato? Quale interpretazione? Quale possesso? Tutte le cose di cui abbiamo parlato prima nella spiegazione lunga, ogni giorno io so che Dio mi chiama a fare Pasqua, io so che ogni giorno mi sveglio, io ho un'idea di questa giornata e Dio ce n'ha un'altra. E ci sarà il momento in cui Dio mi dirà: ti fidi? Ti fidi? Esci, esci. E in quel momento si tratta di entrare, dirgli di sì, afferrarlo mentre passa. Ogni giorno della nostra vita c'è il momento in cui si tratta di abbandonarsi, di farsi tirar fuori, di rinnegare le proprie assolutizzazioni e fidarsi di Dio. Ogni giorno della nostra vita è così. E nella Quaresima non possiamo farci sfuggire questa occasione. Che cosa sarà? In una relazione? In un progetto che va in pezzi? Nel fatto di dover vivere questo momento, la quarantena, tutti in casa, io sto a casa e faccio Pasqua. Questo è il nostro hashtag. Io sto in casa e mi faccio tirar fuori dal Signore, che lo sa fare in una maniera che non mi aspetto. Da cosa oggi il Signore mi chiamerà a fare Pasqua? Ogni giorno, non c'è un giorno della mia vita che Dio non mi abbia offerto la porta della libertà, che è un momento in cui io mi perdo di vista e mi fido di Lui. E tutte le volte che l'ho fatto è stata una bomba, e tutte le volte che non l'ho fatto la vita è rimasta mediocre. Allora, questa è la domanda da fare ogni mattina. Quale Pasqua mi farai fare oggi? E diventa una preghiera, fammela fare. Fa che io non me la perda, fa che io non sia così stupido da farmela scappare. E poi la sera uno si rifà questa domanda. Che Pasqua mi avevi fatto fare oggi? Che Pasqua mi hai fatto fare oggi? Che Pasqua c'era in ballo? Me la son presa o me la son persa? Questo perché? Per vivere con consapevolezza, per non vivere da stolti. Ecco, vi auguro di fare tante Pasque e di Pasqua in Pasqua arrivare al Signore e di Pasqua in Pasqua arrivare, se Dio vuole, a celebrarla tutti insieme, che speriamo possiamo farlo, o chissà che cosa ci dovremo inventare. E il Signore veramente ci aiuti. E adesso ascoltate la chiusura che farà Don Andrea. Carissimi, nel salutarvi mi è venuta in mente una parola del servizio che Don Fabio svolge, lui è responsabile delle vocazioni. Pensavo a quanti di voi stanno riscoprendo oggi la parola vocazione come medici, come universitari, come infermieri. Oggi stare nell'ospedale vuol dire tornare a rischiare la vita e noi vi ringraziamo, siete preziosi, siete un tesoro per tutti. Ma ognuno si accorge che oggi è vocazione anche avere un negozio di alimentari, si accorge che è vocazione pensare alla politica italiana, internazionale, all'economia. Noi siamo preti per vocazione, ma lo possiamo essere perché realmente Dio chiama ognuno di noi. Vocazione è una parola bellissima, una parola che è stata cancellata. Guai a lavorare o studiare tanto per fare denaro. Noi sentiamo che stiamo studiando, ci stiamo preparando, stiamo pregando in questo ritiro, stiamo nelle nostre case
per il coronavirus perché abbiamo una vocazione. Ecco, vivete questa Quaresima nella vocazione. Chi è fuori sede è responsabile di quelli che ha nella sua casa, chi è romano della sua famiglia e ognuno delle sue famiglie, dei suoi amici, degli studi, dell'Italia che verrà. Noi dobbiamo studiare per questo, dei poveri, nel fare l'elemosina. Vocazione, ve lo ripeto, è una parola altissima, vuol dire che la vita non è un caso, vuol dire che Dio ha un disegno per ognuno di noi. Noi lo vogliamo capire anche in questi giorni, ogni momento, ogni istante. Mi ha colpito anni fa, ero andato nei paesi dell'est subito dopo il crollo del muro e una suora salesiana mi aveva parlato di una superiora che quando era stata bloccata la vita comune, la vita fraterna, non si poteva più pregare insieme, era proibito annunciare il Vangelo, aveva chiamato tutte le suore e aveva detto: adesso ognuno di voi studierà, ognuno di voi approfitterà di questo tempo, pregherà da sola, annunzierà il Vangelo da sola. Finirà questo momento terribile, ma noi non dobbiamo sprecare questi giorni che ci sono dati. E alla fine, crollato il muro, tutte queste donne sono ritrovate con energia, avendo vissuto bene il tempo, avendo trovato amiche, amici, avendo annunciato il Vangelo, avendo studiato. Ecco, dobbiamo approfittare di questo tempo, non dobbiamo sprecarlo. Giovanni Lindo Ferretti, un cantante punk tornato alla fede cattolica, diceva che lui ha perso tanti anni della sua vita non per dei motivi particolari, ma sprecando il tempo così giorno per giorno senza fare niente, senza fare un tappo, diremmo noi, dalla mattina alla sera. E allora andate tranquilli in pace, dovremo essere soli, ma voi sapete che c'è una comunione più grande. Nello spirito noi siamo sempre insieme. Pregate e scoprirete che la Chiesa intera è con voi. Se potete, confessatevi prima di Pasqua. Avrete modo ogni tanto di trovare un sacerdote che vi dà la comunione. Anche se potrete partecipare alla messa solamente con i social, con la televisione. Anche noi vi offriremo piccolissimi aiuti attraverso i siti che sia io sia Don Fabio abbiamo. Don Fabio con la parte migliore, troverete tutti i suoi appuntamenti anche per l'anno prossimo. Io invece lavoro sul sito che si chiama Gli Scritti oppure sul servizio Cultura Università. Troverete tanti suggerimenti, video per vivere insieme, per sentire che siamo un corpo che cammina insieme. Insieme facciamo questo cammino difficile, ma che conduce alla vita. E allora, prima di benedirvi, prima di darvi con Don Fabio la benedizione, vi invito a pregare ancora con quella preghiera che Papa Francesco ci ha lasciato ieri, rivolta alla Madonna del Divino Amore. La Madonna che tante volte è stata invocata a Roma dinanzi alla malattia. Ancora una volta prego io perché poi voi possiate dare parole a questa preghiera, il vostro cuore, nei giorni che verranno. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino, come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Signore sia con voi nelle vostre case, con le vostre famiglie. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.